Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi siamo qui per girare il video dedicato alle letture del mese di febbraio. Ebbene sì, siamo con il video riepilogo delle letture, quindi io direi di far partire la sigla e dirci subito dopo perché ho ben 7 libri di cui parlarvi. Sigla! Allora, eccoci qui, iniziamo subitissimo con il primo libro che ho letto per il mese di febbraio. Allora, il primo testo di cui andremo a parlare è Stella distante di Roberto Bolaño. Roberto Bolaño è uno scrittore che mi interessa tantissimo, da cui però non avevo ancora dato una possibilità. Stella distante è il suo primo libro che io leggo. Devo dirvi che come primo approccio è stato molto molto positivo. Avevo un po' di paura nei confronti di Bolaño, ma questo libro me l'ha fatta passare del tutto, quindi sono pronta a passare ai suoi libri più importanti, perché io volevo assolutamente recuperare i Detective Selvaggi. Allora, parliamo però in questo caso del libro e in questo testo si parla di una figura molto interessante, sto parlando di Carlos Wilder. Carlos Wilder è sostanzialmente un poeta. All'inizio di questo testo, l'autore, che è la voce narrante, che quindi fa come da filtro fra il lettore e la vicenda, è molto interessante perché sembra far tutto concorrere a far pensare al lettore che sostanzialmente questa sia una storia vera. In realtà non è così, è un vero e proprio romanzo, anche se non sembra. Questo perché? Perché questo libro in realtà è un racconto tratto da letteratura nazista in America, che è un testo di Bolaño totalmente inventato, dove non c'è niente di vero, perché assolutamente il nazismo non arrivava mai in America, però appunto è un esercizio stilistico molto interessante. Qui abbiamo la figura, come dicevo, di Carlos Wilder, che è tutto, come dire, assorbito all'interno di tutti i circoli letterari, dove appunto si parla di letteratura, di poesia, e anche la voce narrante ne fa parte. Tutto va bene finché la situazione in Cile non precipita e precipita nel momento in cui appunto verrà fuori il regime dittatoriale che poi ha preso potere in Cile. E quindi è molto molto interessante per questo perché vediamo una persona normale che sembra normale all'inizio discendere negli inferi perché oltre ad essere un poeta che poi salirà sull'aereo per decantare le sue poesie e quant'altro, Wilder si trasforma in un assassino e un torturatore. Questo finché appunto il regime resterà in piedi, ma nel momento in cui cadrà, Wilder cercherà una via di uscita e quindi poi subentrerà un altro personaggio molto interessante e molto ben scritto che è quello dell'investigatore privato che farà di tutto per catturarlo una volta fuggito e per portarlo alla giustizia. Come diceva il mio primo Bolaño, sono rimasta molto molto contenta di quello che ho letto e sicuramente voglio continuare con questo scrittore. Passiamo adesso al secondo testo di cui voglio parlarvi. In questo caso cambiamo totalmente argomento perché parliamo di fantasy e un fantasy per ragazzi. Ma perché ho letto questo fantasy? Perché si tratta di Tenebre e ossa, che è il primo libro del Grishaverse scritto da Leigh Bardugo. Leigh Bardugo è una scrittrice di cui abbiamo già parlato perché ha scritto uno dei più bei fantasy che abbia mai letto, ossia Seri Corvi e Regno Corrotto. Perché ho deciso di recuperare questa trilogia che è antecedente a Seri Corvi, perché ad aprile è in arrivo la serie su Netflix, quindi dovevo arrivare assolutamente preparata perché, benché appunto lo sguardo della serie non sarà ben dedicato a Seri Corvi, comunque i personaggi di Seri Corvi saranno in qualche modo coinvolti. Quindi, onde evitare di perdermi gran parte della serie, ho deciso di recuperare tutto il resto. Sto leggendo in questo momento, infatti, anche il secondo testo di questa trilogia. Parliamo un attimo invece della trama. Allora, in questo caso abbiamo un fantasy che è leggermente molto più classico rispetto a Seri Corvi. Abbiamo una ragazza, Alina, che è cresciuta orfana all'interno di questa accademia militare dove appunto lei fa l'apprendista cartografa. Insieme a lei c'è da sempre Mal, che è il suo migliore amico, ma anche un compagno di armi. Un compagno di armi di cui è profondamente innamorata e che sente che però questo amore non è ancora ricambiato al 100%. Cosa succede però? A un certo punto l'esercito Lacca si avvicina alla faglia. Questa faglia è adombrata di creature che uccidono e delle creature malvagie, e però loro devono cercare di guadagnare dei punti su questa faglia perché sono in guerra con un'altra popolazione. Nel momento in cui Alina entra all'interno di questa faglia e poi però scopre, a un certo punto verranno attaccati da questi mostri, per difendere Mal sprigiona un potere fortissimo, che la farà appunto riconoscere alla elite militare all'interno del regno narrato da Leigh Bardugo. Sto parlando di Grisha. Si scopre appunto che Alina è una Grisha, e non è una Grisha molto molto potente, perché è una Grisha che emana luce, e questa luce sarà la chiave per distruggere questa faglia.
Cosa succede? Alina viene trascinata davanti all'Oscuro, che è un personaggio molto molto particolare e molto interessante, che nella serie sarà interpretato da Ben Barnes, quindi capirete perché riesce sicuramente come casting in questo caso, e appunto questo personaggio la cercherà di coinvolgere all'interno del mondo di Chris e della corte del loro mondo perché appunto vuole distruggere la faglia, o meglio dice di volerla distruggere, ma vedremo come si evolveranno le cose. Sicuramente è un fantasy molto classico con l'eroe che improvvisamente dal niente scopre di essere tutto. Sì, c'è un triangolo amoroso molto interessante perché insomma comunque si fa leggere bene, ma appunto il testo di base non è eccezionale. Ciò che rende questo libro comunque molto bello da leggere e che mi ha fatto appassionare di nuovo a qualcosa scritto da Leigh Bardugo è proprio lei, perché la Bardugo è veramente brava nel scrivere questo genere di fantasy. È proprio nel suo, si vede, si percepisce, è veramente bravissima, perché non ho mai letto niente di questo genere, di questo livello. Passiamo adesso alla terza lettura. Allora, per parlare della terza lettura mi ci vuole un pochino. Perché? Perché stiamo parlando di questo mattoncino, Una vita come tante di Anya Anagihara. Allora, cosa dire? Innanzitutto che è un libro bellissimo, se ne è parlato tantissimo, ci sono davvero tantissime opinioni su questo testo, ma io vi assicuro che ne vale la pena. Voi vedete la mole, siamo sulle 1000 pagine, vi garantisco che si legge con una facilità nonostante la pesantezza dell'argomento, che è qualcosa veramente di strabiliante. È un libro tosto, di quelli di cui proprio per digerirli e mandare giù ci vuole, con un protagonista molto particolare e soprattutto si piange tantissimo. Cosa come non amare da grande appunto appassionata di tutto il genere drama e l'ennesima, ecco, questo è un libro che mi ha fatto veramente tanto tanto piangere, mi ha preso allo stomaco in maniera impressionante. Cosa succede? Allora, seguiamo le avventure di un gruppo di ragazzi che sono nel loro post laurea e ognuno ha una vita diversa dall'altra, ma soprattutto degli obiettivi diversi dall'altri. C'è l'artista, c'è l'architetto che però non sente di essere veramente se stesso e c'è un ragazzo che, come William, che lotta per diventare un attore affermato, ma soprattutto il focus è tutto incentrato sul protagonista. Allora, questo protagonista è Jude. Jude è un avvocato, aspira ad essere un grandissimo avvocato, però qualcosa nella sua vita è andato storto fin dall'inizio. Parliamo di un ragazzino orfano che è stato affidato alle cure di un monastero, che ha vissuto varie peripezie e ha dei problemi fisici molto importanti. Però è una lettura molto interessante perché noi seguiamo le traiettorie di queste vite per un lungo arco di tempo e seguiamo come loro si intrecciano alle vite che conducono e come riescono però comunque a mantenere sempre ben saldo questo legame di amicizia che li tiene insieme. È un testo dove si soffre tanto, tantissimo, perché appunto le vicende di Jude sono molto molto tristi. C'è il senso di abbandono, il fatto di essere stato violato più volte come persona, fisicamente e non. C'è il fatto di non riuscire a fidarsi di quello che è, di non riuscire a fidarsi di se stesso, delle proprie capacità, della propria forza, ma neanche degli altri. Non riesce a fidarsi neanche delle persone che ha più care, come sono appunto Willem, JB, Malcolm. E tutta una serie di personaggi che poi vedremo come ti verrà incontro. Per Jude la vita non è mai stata semplice. Quindi ecco, noi seguiremo il percorso di queste vite, andando avanti appunto con il loro passare, e il focus molto centrale sarà anche quello sul passato e sui flashback dedicati a Jude. Sono dei flashback molto molto forti, vi garantisco che bisogna avere uno stomaco molto forte per digerire tutto quello che c'è scritto qua dentro. Si parla di autolesionismo, di stupri, si parla anche di torture, insomma, gli argomenti sono molto molto forti. E è un testo però scritto veramente in maniera divina, si legge in pochissimo. Se io non avessi avuto altre letture contemporanee a queste, sicuramente l'avrei finito in 2 o 3 giorni, perché vi giuro, è veramente impossibile riuscire a staccarsi. È scritto molto bene, ci sono delle riflessioni molto molto interessanti. Io ho un libro che vi assicuro dovrete assolutamente leggere. Passiamo adesso alla prossima lettura. Il prossimo libro di cui vado a parlarvi è un libro che non mi è piaciuto per niente. Sto parlando di Flatlandia di Edwin Abbott.
Allora, è stata una lettura molto complicata questa, perché? Perché sostanzialmente parliamo di un grosso, grosso, grossissimo esercizio di stile, perché io più di questo non ci vedo ed è veramente difficile vederci molto di più, perché se voi siete riusciti a vederci molto di più, vi faccio i miei complimenti, ma per me è proprio un grandissimo no. Questo è un libro che sicuramente al 100% sarà tra i peggiori che io ho letto quest'anno, non c'è ombra di dubbio, siamo solo a febbraio, ah, scusate, siamo solo a marzo, ma sicuramente sarà così. Perché? Perché sostanzialmente è un libro sulla geometria, è un racconto di come funzionerebbe questo mondo se a un certo punto venisse tolta una dimensione. Quindi c'è tutta un'elucubrazione su come questa cosa in un certo senso ha delle conseguenze nel tipo di gestione di società, di rapporti interpersonali, cioè ci sono dei passaggi molto tosti anche a livello di condizione femminile che mi hanno fatto veramente arrivare nervoso fino alla punta dei capelli, anche se sono molto corti, ma vi assicuro che ci sono dei passaggi veramente orridi. È un esercizio di stile interessante perché appunto è una riflessione non indifferente perché insomma per ideare un mondo del genere devi avere comunque una fantasia molto accentuata, però vi assicuro che è una delle cose più noiose e più indigeribili che io abbia mai letto in vita mia. Non ne capisco il successo perché se ne parla sempre molto qua su BookTube, ma sicuramente per me è un grandissimo no. Il prossimo testo che vado a parlarvi è un testo che volevo leggere da tantissimo di uno scrittore di cui non ho mai letto niente, ma che appunto volevo assolutamente iniziare con questo. E parliamo anche di una lettura che ho portato avanti con il mio amico Carlo. Ciao Carlo! Allora, parliamo di A sangue freddo di Truman Capote. Allora, tra l'altro mi piace tantissimo la foto di Capote che c'è nel retro della copertina del libro. E questo è un romanzo fondamentale. Perché è un romanzo fondamentale? Perché Capote ha inventato un vero e proprio genere. Parliamo del romanzo verità. Questo tecnicamente è un romanzo, ma anche un reportage. Parliamo di un libro fondamentale anche perché Capote è stato totalmente assorbito dalla scrittura di questo testo. Perché? Perché sostanzialmente qua la vicenda è un fatto di cronaca. A un certo punto, un giorno, una intera famiglia composta da quattro persone viene trovata morta nella propria casa, morta ed uccisa per omicidio in maniera molto efferata. Cosa è successo in quella casa? Questa è la domanda che si pone tutta l'America, ma che si pone anche Capote, che verrà mandato dal New Yorker per scrivere un articolo dedicato a questa vicenda. Quando arriva in questa città, scopre che dietro la vicenda dei Cutler, che sono appunto dei Clutter, che sono una famiglia che è stata uccisa, c'è molto di più. Perché questa famiglia è stata uccisa? Ma poi è veramente questo che ci interessa, il perché? Oppure cosa si nasconde dietro gli omicidi? Perché in realtà, come vedrete poi più avanti dalla lettura, il tratto più interessante di A sangue freddo non è tanto la ricostruzione di quello che è successo, quanto la ricostruzione della mente degli assassini, del perché queste persone hanno compiuto un omicidio talmente tanto pesante che appunto hanno preso e hanno ucciso moglie e marito, una ragazzina e un ragazzino che andavano al liceo, che appunto si sono stati anche risparmiati da altre persone che potevano trovarsi tranquillamente a quell'ora in casa e che tutto questo è stato fatto soltanto per fra i 40 e i 50 dollari, quindi una cosa molto scioccante. Capote che cosa fa? Capote dedica la sua intera esistenza di quegli anni a questo testo. Sostanzialmente si trasferisce lì, cerca di capire che cosa è successo, cerca di raccogliere le voci delle persone che sono lì intorno, cerca di capire gli investigatori, non vuole però risolvere il problema o farne semplicemente un articolo, vuole scientemente capire che cosa è successo, quali sono le reazioni, qual è il prima, qual è il dopo e soprattutto poi quando si imbatterà nel momento in cui verranno arrestati nei due assassini risulterà totalmente ammaliato e li seguirà per tanti anni. Questo perché? Perché io poi ho visto anche recentemente A sangue freddo, che è il film con Philip Seymour Hoffman, che racconta questa storia, ma non racconta il libro, racconta quello che è successo a Truman Capote, perché questo tipo è diventato così importante, è diventata la sua ossessione, perché appunto ha cominciato a coltivare un rapporto molto molto morboso, possiamo dirlo tranquillamente, con i due assassini, fino a ritrovarsi totalmente coinvolto in questa spirale del male da cui non è più riuscito ad uscire, perché infatti alla fine del film si vede la scritta che sostanzialmente Capote non ha scritto mai più niente dopo questo testo, quindi è qualcosa che l'ha profondamente segnato e la domanda è sempre quella: quanto puoi avvicinarti al male senza esserne pienamente coinvolto o rimanere appunto sconvolto? Ecco, questa è una grandissima risposta. Ve lo consiglio molto. Certo, perde un pochino con i giorni nostri perché quando è uscito negli anni 60, mi pare, o 70,
Era qualcosa di sconvolgente, mai visto prima, perché non ci si era mai approcciati a un omicidio in questo modo, mentre adesso noi siamo un pochino più abituati a questo genere di narrazioni, perché appunto vediamo sempre, molto spesso, gente parlare di omicidi in TV, ricostruzioni di eventi catastrofici e quant'altro. Questo però è un testo che dovete assolutamente leggere, perché ne vale assolutamente la pena. Allora, i prossimi due testi di cui voglio parlarvi sono due testi di saggistica. Ho deciso, come vi ho detto già altre volte, che da quest'anno voglio leggere due testi di saggistica ogni mese. A febbraio ci sono riuscita con due testi molto importanti. Uno è Monologhi della vagina di Eve Ensler, che è sostanzialmente un libro dedicato appunto al femminismo. Perché Monologo della vagina? Perché quello che dice la nostra scrittrice è che noi dobbiamo riprenderci la parola vagina, perché nel momento in cui non diciamo le cose con il proprio nome, stiamo dando a quelle cose un potere, stiamo dando agli altri il potere di controllarci. Ecco, questo è un po' il concetto che si riverbera in tutto il testo, che in realtà è una raccolta di monologhi teatrali che la Ensler ha portato in giro per il mondo. E che da questo testo in realtà poi si è generato un movimento femminista che abbraccia varie popolazioni del mondo. Ci sono stati anche dei vari ritrovamenti e delle varie aggiunte a questo libro. Infatti poi ci sono dei monologhi dedicati, per esempio, a situazioni di donne maltrattate, non solo in Occidente ma anche in Oriente. Quindi, insomma, è un testo molto forte e io ho trovato veramente molto interessante. Ecco, ci sono contenute delle informazioni che sono molto importanti, cosa che dobbiamo sempre, sempre, sempre ricordare. Perché, per esempio, la nostra scrittrice riporta un dato dell'ONU che dice che sostanzialmente una donna su tre al mondo verrà stuprata, quindi parliamo di 1 miliardo di persone, perché siamo 3 miliardi e quindi potenzialmente c'è questo rischio. Quindi parliamo di una fetta di popolazione molto interessante, che questo dovrebbe farci scattare un campanello d'allarme e cercare di dedicarci innanzitutto ad educare meglio le persone, che a crescere i nostri ragazzi e non solo. Perché, insomma, il testo è molto interessante, molto forte. E per esempio una delle cose che mi ha più colpito è che a un certo punto, parlando dell'India, se non erro, comunque di un paese intorno all'India, scusate, adesso non ricordo bene, in realtà non esiste neanche la parola stupro, per esempio, e quindi in realtà è un reato che non esiste. Questo per ritornare a uno dei tanti discorsi che si fanno adesso sulla lingua, sull'utilizzo della lingua, che in realtà le parole sono molto molto importanti, perché non definiscono soltanto un pensiero ma anche le nostre azioni. Quindi se non esiste la parola nel loro ordinamento per definire lo stupro, capite che gioco forza non sarà mai perseguito. Quindi ci sono molte molte cose da fare ancora, non è ancora finita qua e non bisogna mai mai smettere di lottare, ricordatevelo sempre. Passiamo invece adesso al secondo testo di saggistica, che è un argomento di tutt'altro stampo. Vi parlo di Sotto una stella crudele di Eda Morgolius Kovály. Eda, la nostra protagonista, racconta appunto la sua vita, una vita che è stata molto molto intensa, soprattutto perché parliamo di una sopravvissuta ai campi di sterminio e parliamo di una sopravvissuta un po' particolare, perché la sua vita purtroppo non è andata nel migliore dei modi, anche pur essendo riuscita ad sfuggire ai campi di concentramento. Parliamo infatti di un paese molto specifico e parliamo di cosa è successo in Ungheria post Seconda Guerra Mondiale. Quindi quello che è il focus principale di questo testo non è soltanto parlare appunto dei campi di concentramento, dei ghetti e quant'altro, ma di spiegare cosa è successo ai paesi del blocco dell'Est. Una parte di storia molto interessante, perché si intreccia con quella del comunismo e dell'URSS, della Russia, quindi. Perché? Perché sostanzialmente, una volta scampato il regime nazista, in realtà in Ungheria ci si è ritrovati sotto un altro stampo di regime, ma pur sempre un regime, perché sì, all'inizio c'è una forte, fervente ondata comunista, ma ben presto ci si accorge che in realtà le cose non andranno a finire bene, soprattutto non vanno bene per la nostra protagonista, qui sotto una stella crudele, che è il titolo del testo, direi molto molto azzeccato. Perché? Perché sostanzialmente cosa succede? Succede che ad un certo punto la paranoia la fa da padrone, quindi la nostra protagonista si ritrova sotto il fuoco incrociato di queste paranoie e a rimetterci più di tutti sarà suo marito. Suo marito è stato fino ad allora un funzionario molto importante all'interno delle cariche dello Stato ungherese, ma ad un certo punto viene gettato in carcere senza una vera accusa, senza una vera motivazione, e appunto noi seguiamo la le vicende di quest'uomo, soprattutto di questa donna e di suo figlio, che cercano di ottenere giustizia in un momento in cui ottenere giustizia è la cosa più difficile del mondo. Quindi
non vi faccio tecnicamente spoiler perché è già scritto sul testo. Questa donna purtroppo rimarrà vedova e quello che viene dopo è cercare di capire come farà a riabilitare il nome di suo marito, che non ha fatto veramente niente, anzi ha fatto di tutto per far sì che l'Ungheria avesse il meglio, ma non era questo l'intento delle sfere più alte, perché poi infatti il libro termina più o meno con l'invasione ungherese che è del 1956, dove appunto loro cercarono di liberarsi dal gioco dell'URSS, ma appunto come sappiamo non finì benissimo. In questo testo si piange tanto perché è veramente una lettura toccante, perché vedi la lotta di questa donna con qualcosa di molto più grande di lei, e lei è soltanto una donna, non ha nessuno dietro che l'aiuta, non ha una parte dello Stato che l'aiuta, non è lì a vogare niente, lei sta lottando contro i mulini a vento per tenere vivo un marito che si sa già che è condannato. Una volta che sei entrato dentro a quelle carceri non ne esci più. È un dato automatico, è un dato di fatto, ma la lotta di questa donna è veramente straziante. Soprattutto è orribile vedere come in realtà poi si scoprirà che non aveva fatto niente di male quest'uomo. E però cercare di riabilitare il suo nome sarà una delle missioni della vita della nostra Eda, ma non sarà una cosa così semplice. Una donna molto molto coraggiosa, come dicevo, e il suo libro è veramente qualcosa che va letto, soprattutto quando ci sono quei riverberi che vi fanno pensare che forse sì, sono state fatte anche delle cose buone, ma non era un vero e proprio regime. No, era veramente un regime tirannico, orribile, e come tutti i regimi non è degno di stare in mezzo a noi. Purtroppo è successo e non dobbiamo assolutamente dimenticare quello che è successo per far sì che non si ripeta. Passiamo adesso alla prossima lettura. In questo caso vi voglio parlare dell'ultimo testo per oggi e parliamo di una graphic novel. Sto parlando di Year One di Frank Miller. Ebbene sì, vi ho già detto quest'anno che voglio assolutamente recuperare Batman, perché io ho sempre visto i film, i cartoni, più o meno qualche fumetto mentre l'ho letto, però volevo fare una cosa un pochino con più criterio, quindi assolutamente non potevo non iniziare con Year One. Year One è molto interessante perché abbiamo a che fare con un Batman che ancora non è pienamente Batman. Frank Miller infatti deve raccontare una sorta di origine di Batman, ma non parte da lontanissimo, parte dal momento in cui Bruce, dopo tanti anni fuori, torna a Gotham, deciso a vendicare appunto la morte dei genitori e a cercare di portare la pace all'interno della città. Questi sono i suoi primi tentativi come Batman, ovviamente neanche a dirlo non andranno tutti a buon fine perché deve ancora diventare un eroe e vedremo tutti i passi che Bruce compirà per diventare l'eroe che conosciamo. In questo testo emerge tantissimo anche la figura di Gordon e è una figura molto molto interessante, molto umana, verrà subito ostacolato dal Dipartimento di Gotham perché ci sono degli interessi di fondo che appunto non possono essere lasciati andare come niente fosse, e in tutto ciò però insomma vedremo i primi momenti in cui il rapporto fra Batman e Gordon prende piede e vedremo appunto come sarà. Quindi io direi che per oggi comunque basta qui. Vi do un abbraccio, vi ringrazio per essere stati insieme a me. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quali sono state le ultime belle letture che avete fatto in queste ultime settimane e vi do appuntamento a settimana prossima. Ciao ciao!